Io sono della terra, sono figlio della madre terra. Sono cosciente che appartengo a una repubblica, a un paese, però prima di ogni altra cosa appartengo alla terra, sono figlio della terra, tutti lo siamo. Noi non siamo proprietari del petrolio, non siamo proprietari dell'oro, non siamo proprietari di niente. Solamente qui nella terra il sacro compito che il Padre ci ha lasciato è essere guardiani, prenderci cura di tutto questo. Il vento è il nostro respiro, il fuoco è il nostro spirito, la terra è il nostro corpo, l'acqua è il nostro sangue, così è. È la preghiera che noi, come popolo aborigeno, pronunciamo come il Padre nostro cattolico. È giunto il momento di prendere coscienza. Non possiamo lasciare per il domani la terra arida come una discarica. Questo è il momento in cui dobbiamo pensare coscientemente che i nostri atti volontari o involontari hanno avuto come conseguenza che la Madre Terra si senta stanca di noi, dei suoi figli. La Madre Terra è la unica che ci dà la vita, che ci dà l'acqua, tutto, e per quanto noi la calpestiamo e maltrattiamo, non ci aggredisce, non ci offende. È arrivato il momento di insegnare ai nostri figli che senza di lei non siamo niente. Il momento di sembrare alberi, di essere più coscienti delle nostre azioni, di aver cura dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni. Se abbiamo cura dei nostri pensieri, questi si convertono in parole. Se abbiamo cura delle parole, si convertono in azioni. Sono le nostre azioni che in verità dimostrano chi siamo, dove vogliamo andare e perché siamo qui. Gestiamo molti poteri, ma ci manca qualcosa: saper gestire il potere dell'amore, del perdono e del rispetto. Se rispetteremo questi tre comandamenti, avremo equilibrio in tutta la terra. Avere cura dei luoghi sacri, dei luoghi di potere, sederci a fianco di una nonna o di un nonno affinché ci insegnino a vivere umanamente. Noi soffriamo a vedere che la società, le grandi multinazionali arrivano in un luogo pretendendo di danneggiare tutto il suo equilibrio, estraendo metano, estraendo petrolio, che è il sangue vitale della Madre Terra, togliendo alle sue costole tramite le molte apparecchiature un'alta tecnologia. Già abbiamo conquistato i mari, l'aria, il fuoco, abbiamo tecnologie, però siamo vittime delle nostre stesse invenzioni, siamo consumisti. Però fino a che punto il consumismo è positivo o negativo? Noi come popolo di indigeni lottiamo non per danneggiare madre natura, ma per salvaguardarla, averne cura e abbellirla con piante. Tramite gli uomini di medicina abbiamo visto cose che già stanno succedendo e possono succedere nel futuro. È il momento di riprendere in mano le medicine tradizionali, guardare attraverso di esse, studiare noi stessi e cambiare tutti questi pensieri di ego e di materialismo. La vita dell'essere umano è appesa a un piccolo filo a causa del non aver avuto cura della madre terra, della madre acqua, del padre fuoco, non aver cura delle sue parole, dei suoi pensieri e delle sue azioni. Tutto è qua. Non abbiamo bisogno di tanto potere. Noi come popolo aborigeno non abbiamo bisogno di denaro. Non litighiamo per dissanguare la madre terra. Noi ci prendiamo cura perché siamo coscienti che è l'unica madre. Il pianeta Terra è la nostra casa. È la casa di tutti, per il ricco e per il povero, per il negro, per l'orientale. Non serve a niente avere tanto denaro se poi abbiamo il cuore vuoto. Non serve a nulla che una montagna crolli. Anche lei è viva. Lei sente. Non serve arrivare in un luogo e tagliare tutti gli alberi. Sono esseri viventi anche loro e sentono il dolore. Cosa andiamo a lasciare per le nostre future generazioni? Un mondo come una discarica? Questo non è ciò che noi vogliamo. È il momento di alzarci, toccarci nel cuore e dire: Madre, grazie per tutto quello che ci dai, per il vento, per il fuoco, l'acqua e la terra. Però se noi non ci occupiamo del nostro corpo, ci ammaliamo
e lo stesso è per la terra. Producirà frutta. Se ci prendiamo cura, ci dà frutti e tutto sarà in armonia. Diversamente si ammalerà, si asciugheranno i fiumi, i grandi alberi che sono nostro zio e zia, si seccheranno. Cosa andiamo a lasciare nel futuro per le nostre future generazioni? Acqua contaminata, aria con anidride carbonica, una terra sterile. Dipende da noi come educare i nostri figli. Bisogna metterlo in pratica. Prendiamoci cura della madre terra, è nostra madre, è la nostra casa, la casa di tutto il mondo. Su di lei viviamo, su di lei procreiamo, però senza di lei tutto si sta perdendo. La madre terra manda molti messaggi, terremoti, maremoti, tsunami, straripamenti di fiumi. Questi sono i messaggi che lei sta emettendo affinché noi alleniamo la nostra coscienza al cuore. Tutto ha un limite. Tutto il potere acquisito è invano. Più selvaggi degli animali. Non serve a niente avere molto potere. Non serve a niente avere molto denaro. Perché il denaro non si può mangiare quando la madre terra sarà sterile. L'aria è contaminata, arrivano molte epidemie, però questo è colpa di noi stessi per non essere coscienti dei nostri atti. Occorre preservare gli alberi nativi, non far arrivare piante di altri territori, né semi transgenici, insetti come calabroni, api che impollinano le piante affinché producano frutti e semi, stanno morendo. Dobbiamo fare il possibile affinché si possa preservare quello che il Gran Padre ci ha lasciato come regalo. La vita è molto bella. Bisogna lottare per avere pace, non criticare. Non cercando l'altro. Forse quello che non mi piace del mio prossimo potrebbe essere il riflesso di me stesso. E questa armonia si incontrerà solamente il giorno in cui tutti i paesi di grande potere si siederanno attorno ad un altare con tutti i popoli ancestrali. Fino a quando non faremo ciò, proseguiremo in questo cammino buio, senza incontrare la luce. Il vento si muove perché ha vita, la terra si muove perché ha vita, l'acqua si muove perché ha la vita, il fuoco si muove perché ha vita, tutto ha vita e tutto merita rispetto, come anche noi esseri umani meritiamo rispetto. La madre terra merita doppio rispetto, per essere madre, per essere nonna. Lei a tutti lo dà. Anticamente noi esseri umani vivevamo in armonia con tutti gli spiriti, ma poi ci siamo persi credendo di essere Dio, abbiamo perso l'equilibrio. Il nemico più forte è quando è arrivato internet. Ci siamo trasformati in automi. Una domanda? Google. Un tasto? Subito una soluzione. I nostri pensieri diventano inerti. Abbiamo perso completamente i fondamenti, la capacità di vedere le cose nella loro complessità. Noi, saggi, non ci basiamo sulla forma, sull'essenza per scoprire che cosa c'è di sbagliato, il perché di un'epidemia, il perché questa pianta può curare una malattia, perché una pietra può curare una malattia. La nostra tecnologia è il taro del tamir, è la foglia della coca, mal chiamata la pianta che ammazza. Le piante sono sacre, sono i nostri pensieri che le hanno distorte. Esse sono sempre state sacre, sono le nostre azioni che hanno corrotto il significato delle piante sacre. È il processo sbagliato, è l'utilizzo sbagliato che viene dato al sacro. Se un bastone colpisco una persona, non è colpevole il bastone, ma io con il mio utilizzo del bastone che ho ferito la persona. Connetterci con questo io interiore e spirituale, in questo consiste il cammino, non in un cellulare, non in un'arma. L'essere umano senza un progetto spirituale si perde. Molte religioni sono altre forme
di governo che ci limitano, non ci fanno sentire liberi. Dio Padre Creatore non è nel cielo, è dentro di noi, nel nostro cuore. Non cerchiamolo in alto, cerchiamolo dentro di noi. È un'altra forma di potere la religione, una forma di governare, di limitare. Per noi la religione è la vita stessa, è come io devo prendere cura di me stesso, come devo prendermi cura della mia famiglia. Il mio ultimo messaggio è essere cosciente dei nostri atti. Abbiamo necessità di cambiamenti, di cambiare noi stessi e accettare che la morte è un altro cammino per tornare a nascere e a risvegliare maggiore coscienza. Non è la società che è malvagia, ma ognuno di noi. Non siamo coscienti, ci manca consapevolezza. Voglio, ma al tempo stesso non voglio. Dobbiamo essere i padroni delle nostre azioni, non cercare colpevoli. La vita è un'opportunità, però bisogna viverla. Le opportunità arrivano una sola volta, giusto il tempo di scendere da queste nuvole, poggiare i nostri piedi sulla terra e dire: sono umano, sono figlio della madre terra, e così come sono colombiano posso essere un portoghese, un cinese, un giapponese, però sono un figlio della madre terra. Non è tutto facile, non è tutto difficile, tutto si può sostenere, da noi dipende come vivere. In base a come viviremo, sarà la nostra morte. Molte grazie.